Bagniamo bene con acqua, specialmente la parte del cielo. Questa volta prenderemo il blu tremare. E andiamo subito a lasciare lo spazio per le nuvole. Poi con un pennello asciutto andiamo ad addolcire un po' questi dilagamenti. Perché con l'olio è più facile controllare le sfumature, si possono veramente governare come si vogliono. Ma con l'acquarello ci vuole qualche piccolo accorgimento in più, tipo questo di diminuire un pochino le ramificazioni degli sciacqui, della dilagatura. Passiamo a prendere un po' più piccolo e andiamo a prendere un po' di terra di siena bruciata e un po' di nero. E con questo colore proviamo a fare un pochettino di ombra nella parte bassa delle nuvole. Anche in questo caso è molto più facile con l'olio, come ho mostrato in un video appunto in cui dipingevo il cielo ad olio. E quindi col pennellino asciutto, anche in questo caso andiamo un pochettino a smussare, a arrotondare queste ramificazioni un po' inverosimili. E lavoriamo finché non siamo convinti del risultato. Dove è troppo forte, alleggeriamo e la cosa più importante rimane la sfumatura, cioè il passaggio graduale dalla parte più scura verso la parte più chiara. Attenzione alla sommità delle nuvole, deve essere alquanto luminosa, alquanto forte e netta. Ma per raggiungere questo scopo possiamo ritornarci successivamente con un po' di bianco acrilico, un po' di bianco cinese. Per il momento aspettiamo che asciughi. Adesso andiamo a mettere un po' di scotch di carta per creare un orizzonte basso dove comincerà un lago, uno specchio d'acqua. E non sarà al centro, mai mettere al centro, o due terzi sopra o due terzi sotto. Noi a due terzi sopra metteremo l'orizzonte lontano delle montagne, due terzi sotto metteremo l'inizio dello specchio d'acqua. L'inizio, diciamo, che viene verso di noi. Questa è la regola dei due terzi, che deriva dalla suddivisione aurea. Questa volta, per una catena montuosa lontana, useremo il blu di Prussia che abbiamo usato per il cielo, con un po' di terra di siena bruciata, perché abbiamo usato la terra di siena bruciata per creare le ombre sulle nuvole. Mi raccomando sempre
ai miei ragazzi a scuola quando fanno le montagne, per cortesia, per favore, ecco, non fate le tre piramidi d'Egitto. Andiamo subito a bagnare, guarda, guarda, già si è creato, si è asciugato troppo presto e mi ha creato la riga. Oggi è una giornata calda, estiva, abituata ai tempi invernali, l'inverno è alle spalle e mi ha fregato. Vediamo se possiamo rimediare grattando con un pennellino duro. Ora andiamo a creare anche un po' di volume, illuminando la parte destra di queste montagnette. Ora, molto importante, quello che andiamo a fare adesso, cioè io adesso vado a preparare una serie di verdi freddi, perché abbiamo il verde manganese che è caldo e dà il senso del vicino, il verde smeraldo e il verde, il terraverde, sono freddi e danno il senso del lontano. Noi adesso andiamo a fare tutta una serie di boscaglia nella parte di là del lago, quindi non vicino, nella nostra sponda vicina, che sarà di qua, ma nella parte di qua, quindi verdi che diano la sensazione di essere alberi, boscaglia e cespugli in lontananza, non quindi un verde tipo manganese che è caldo, ma un verde smeraldo che è freddo, insieme, dicevo, alla terra verde. Però non useremo questi due verdi, non li useremo da soli, non useremo solo questi, ma li mescoleremo con un po' di terra d'ombra bruciata, con un po' di terra d'ombra naturale, con un po' di violaceo e con un po' di blu, in modo da ottenere una gamma di verdi freddi, però un po' vari tra di loro. Perché quello che noi dobbiamo rifuggire è la monotonia, ciò che è monotono. Dobbiamo creare varietà, perché la natura è varia. Quindi prendiamo questo nostro verde smeraldo, mettiamolo qua, prendiamo la terra verde e, come dicevamo, prendiamo il terra d'ombra naturale, terra d'ombra bruciata, che qui va a mischiarsi anche con un po' di terra di siena bruciata, ma anche col nero che c'era prima, che quindi raffredda molto. Terra d'ombra naturale, che ne useremo poco perché, come vedete, è calda. Metteremo anche un po' di ocra gialla, ma poca perché è calda anche quella. Mentre invece lavoreremo molto con il blu oltremare, con il blu di Prussia, che è un verde, cioè che è un blu un pochino verdastro, forte, e anche, come si diceva, con il viola. Andiamo a rafforzare un po' l'ocra gialla con un po' di seppia. Bene, cominciamo con un bosco, con dei boschi, delle foreste abbastanza in lontananza, quindi prepariamo
qualche verde, un paio di verdi veramente freddi. Tipo così. Quindi praticamente qua in lontananza cominceremo con questi, con queste colline coperte da del verde un po' freddo. Adesso andiamo a fare un'altra, probabilmente un po' più calda, che risulta un pochino un po' più calda. Leggermente un po' più vicina. Sempre abbastanza fredda, sempre abbastanza a distanza. E poi ecco, possiamo anche mettere un qualcosa in dissolvenza ancora più lontano. Qua ci avviciniamo ancora un po' di più. Parliamo sempre di cose un po' in lontananza, però un pochino meno in lontananza. Alleggeriamo ancora di più, in modo che portiamo ancora più in lontananza. È il momento di passare a questi benedetti alberi, che faremo un po' più vicino. Prendiamo questo pennello quadro, cominciamo come dicevo e come dico sempre, mi raccomando, la variazione, la varietà. La varietà nella forma, la varietà nel colore, quindi cerchiamo di cambiare subito. La parola d'ordine è appunto questa: variare, variare, variare. La grandezza degli alberi, la forma degli alberi e il colore. Cerchiamo di aprire un po' il pennello. Per creare un pochettino la sensazione di fogliame. Cominciamo a dare un po' di luce e quindi un po' di volume ai rami, cercando di eliminare la piattezza, no? Non dobbiamo fare degli alberi, diciamo, grafici, tra virgolette, no? Ma devono essere pittorici. Dobbiamo dare anche un po' di vita a questi verdi, se no sembrano troppo invernali. Per farlo daremo un po' di giallo, ma siccome, ripeto, siamo in un piano lontano, non useremo il giallo di cadmio medio, che è chiaro, che è caldo, ma useremo il giallo limone, che è freddo.
avrei dovuto aspettare che fosse un po' più asciutto. Questi sfumiamoli alquanto e poi ci ritorniamo più tardi, anche per fare un pochino di tronchi di rami. Ora è il momento di passare all'acqua del lago. Allora, togliamo lo scotch col quale abbiamo determinato la sponda e andiamo a fare questo lago. L'acqua riflette il cielo, quindi noi dobbiamo fare un cielo all'incontrario e quindi bagniamo, come abbiamo fatto prima che abbiamo bagnato il cielo, bagniamo prima di dare il colore, abbiamo bagnato, anche in questo caso noi prima bagniamo e poi diamo il colore, più scuro di qua, che è più scuro da questa parte, perché il sole è stata quest'altra, e più chiaro di qua. Cerchiamo di dare anche all'acqua la forma di quelle nuvole. E andiamo a riflettere di questi verdi. Ora che è bagnato, in modo che così si crea proprio un riflesso tipico sull'acqua, cioè un riflesso molto sfumato. Anche un pochino del riflesso dell'ombra delle nuvole, dobbiamo riportare anche quello. Molto vago, molto sfumato, ma dobbiamo riportarlo. Se no, non otteniamo la verosimiglianza. Col pennello piatto asciutto, vediamo se riusciamo a dare dei colpi di luce. Delle variazioni che facciano pensare a delle onde. Che però andremo a fare meglio poi quando sarà asciutto con del bianco. Però anche adesso questo movimento tipico del riflesso sull'acqua, no? Va dato anche in questa fase un pochino. Così anche come dei riflessi, diciamo, un pochino scuri. Ma adesso non possiamo fare altro che aspettare gli asciughi. E certo che mettere un po' di riflesso anche di giallo. È venuto un po' troppo forte, lo togliamo. Ora con un pennellino fine guardiamo, vediamo se riusciamo a fare questi rami, questi tronchi, come ho detto prima. Non deve essere tutto molto forte, perché ripeto, se no la sensazione del lontano va a babbo. Non dimentichiamo di riportare i riflessi nell'acqua e di sfumarli.
aspetteremo poi anche ancora un po' per andare avanti con questa sponda, perché non è finita così. Ma aspettiamo un po' che asciughi e pensiamo alla sponda in primo piano. Quindi la sponda in primo piano dobbiamo usare invece tutti i toni caldi. E quindi dicevamo toni caldi. Cominciamo a preparare il giallo di cadmio medio, l'ocra gialla, l'ocra rossa, prepariamo questa terra di siena bruciata, poi abbiamo i rossi, e cerchiamo anche in questo caso di dare un po' di volume, schiarendo alcune parti. Ma il vero effetto del fogliame possiamo darlo con la spugna, possibilmente la spugna naturale. Un gruppo di piccole foglioline che si protendono verso l'acqua del lago. Ora proviamo a dare quei famosi riflessi bianchi di cui sull'acqua di cui avevamo parlato prima, che avremmo dato quando questa parte qui si fosse asciugata bene. Anche qui asciutto, quindi anche qui possiamo approfittare per dare i rami.
Diamo qualche colpettino di luce a queste bestie qui. E poi abbiamo preparato il rosso, non così, ma per fare proprio dei papaveri. Ma facciamo anche qualche fiore giallo qui e là. Papaveri. E diamo anche un po' di ombra agli stessi. E poi possiamo continuare facendo dei piccoli petali a questi topinambur gialli. Quindi la riva, l'idea della riva sarà data da un po' di scuro che andremo a mettere sotto. Andremo a mettere sotto a uno schiarimento, una linea di schiarimento verde freddo, chiaro, con un po' di bianco, un po' di bianco cinese, e subito dopo un po' di scuro che dovremmo andare a regolare di intensità. Non deve essere né troppo forte né troppo chiaro. E allora avremo dato l'idea della riva. Adesso il tutorial è veramente finito. Fate meglio di come ho fatto io. Grazie.